far capire che quello che è successo non deve essere dimenticato e deve essere rinnovato nel ricordo. Ho avuto una poesia scritta da una mia ex dipendente, racconta ai figli quello che era successo. Poi chiude dicendo: io ricordo, io devo ricordare quello che è successo perché questo non avvenga più. Il giorno della memoria, come ogni anno, si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto, nella data in cui fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz. A Napoli il programma quest'anno prevede una serie di iniziative che vanno dalla proiezione di film a recital musicali e poetici, coreografie, documentari e convegni. Il primo appuntamento questa mattina alla scuola dell'infanzia Sergio De Simone a Mater Dei, intitolata proprio al bambino ebreo napoletano vittima degli esperimenti cosiddetti medici in un campo nazista. In sua memoria sono state anche piantate delle rose nel giardino della scuola, con una cerimonia alla quale hanno preso parte, oltre al sindaco, anche l'assessore alla cultura Nino Daniele, l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri ed una rappresentanza della comunità ebraica di Napoli. Pericolosissimo può essere l'oblio, perché questi crimini ci sono stati e si potrebbero perpetrare se le coscienze non rimangono vive, vigili, democratiche e forti. Quindi oggi ci stringiamo attorno alla comunità ebraica, al ricordo, al martirio, e per evitare che qualche germoglio del male che comunque c'è ancora oggi nel mondo possa attecchire ulteriormente e riproporre dinamiche criminali come quelle che ci furono in realtà pochi anni fa, se riflettiamo. Sembrano tempi lontanissimi, ma in realtà è solo qualche anno addietro. Quindi a Napoli abbiamo fatto e organizzato, insieme alla città, insieme alle scuole, insieme alla comunità, insieme a tantissime associazioni, una serie di iniziative in tutta la nostra città proprio per ricordare, testimoniare, denunciare quello che è accaduto.